Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Telediogene. Ed ora ci spostiamo a Cotronei, dove si è tenuta una riunione del Partito Democratico. Buonasera e grazie per essere venuti a questa iniziativa proposta dal Partito Democratico di Cotronei. Vi ringrazio perché tra l'altro un'iniziativa da fare il 1° di settembre ancora non è rientrato all'interno di quello che è la normale routine del quotidiano vivere dopo un periodo di ferie. Molti cittadini ci hanno telefonato, amici e compagni, motivando un'assenza ancora conseguente alle vicende meramente vacanziere, festive e quant'altro. Io pertanto colgo ulteriormente l'occasione per ringraziarvi. Perché facciamo questa iniziativa? Il Partito Democratico stasera a Cotronei ha avuto un'occasione di fare un incontro estremamente importante con i propri iscritti, i militanti, per affrontare quello che era una discussione sulle problematiche locali relativamente alle questioni che attengono alle vicende amministrative, relativamente a quelle che sono le attività da porre in essere, sapendo che c'è una proposta che è frutto di un'analisi di quello che è la difficoltà, i temi sociali, le problematiche che attengono alla realtà nostra di Cotronei. Un primo elemento: una valutazione fortemente unitaria del Partito Democratico. Il Partito Democratico a Cotronei esprime una condivisione totale su quello che è un progetto che attiene ad una valutazione di quello che è il territorio, con grande preoccupazione rispetto ai limiti di un'azione di governo dell'ultimo quinquennio che ha fatto fare enormi passi indietro rispetto alla realtà locale. Un'ipotesi che riguarda invece lo sviluppo, la prospettiva, l'esigenza di dover mettere in piedi quello che è una coalizione larga, ampia, condivisa di un nuovo, più ampio, significativo Ulivo che chiami a raccolta quello che è il centrosinistra, ma che con il centrosinistra, come dire, guardi anche a quello che possono essere espressioni della società civile. Pertanto l'esigenza di mettere in campo una proposta politica prima, dei partiti, una proposta politica che sia frutto di un'esigenza vera di ridare centralità alla politica ai partiti di Cotronei, pertanto l'esigenza nostra e l'appello nostro di una coalizione con Rifondazione Comunista, con Italia dei Valori, ma anche con quello che è il popolo moderato di centro, dicevo così, e UDC, le forze di API, il mondo socialista più in generale, che possano essere occasione di un incontro, di un ragionamento condiviso e una proposta fortemente caratterizzata da un'esigenza prima politica ed anche e soprattutto programmatica. Questo in alternativa ad un centrodestra che a Cotronei rappresenta il vero problema democratico. L'assenza di un centrodestra non dà uno spazio di un confronto e lascia lo spazio all'affermazione di personalismi e individualismi che sono preoccupanti per quello che è il terreno della democrazia. Noi questo lo denunciamo ed invitiamo i partiti, anche quelli di centrodestra, a rendersi protagonisti di un confronto, magari anche alternativo, sicuramente alternativo con quello che è il progetto del centrosinistra, ma che ridanno centralità e dignità alla funzione della politica e all'azione di una proposta nuova che vada oltre rispetto ai limiti di una coalizione che è quella che attualmente ha governato Cotronei, che è stata costruita solo con l'esigenza di essere contro e che invece ha l'esigenza, una nuova espressione di governo, di essere proposta per fare, migliorando le questioni, ridando serenità e ridando quello che è un clima più di vivere sereno e civile in questo paese, perché ce n'è davvero tanto, ma tanto bisogno. Piccolo paese di 5.000 abitanti, vengono arrestati 20 ragazzi per traffico di droga e le istituzioni non dicono una parola. 20 famiglie, tutte di operai,
di persone per bene, di persone che sono state mortificate nel proprio intimo, e non si va ad esaminare, non si chiama alla coscienza pubblica per capire questo fenomeno, da dove viene, come si è potuto questo cancro, come si è potuto inserire in un corpo sano come quello di Cotronè. Questa situazione, diciamo, che si è creata da dove tende le origini, viene bruciato la macchina dell'amministratore Palumbo al servitore, viene messa una bottiglia Molotov davanti alla porta di un negozio appena aperto con l'accendino, ma soprattutto non si parla del fatto che giornalmente, sistematicamente e diciamo in una maniera che non si ferma e non si può fermare né con i metodi e con i modi che si stanno usando adesso, vengono fatte violenze ai nostri codisti, 300-400 codisti. C'è stato Nicola Curcio che ha avuto la forza, la capacità di andare alla televisione a denunciare questi fatti, ma nessuno ha parlato, ne parliamo noi. È ora di dire che a Cotronè si vuole sostituire al potere legittimo, istituzionale, il potere illegale, perché non c'è prospettiva, non c'è l'idea. Non c'è l'idea, contro me aveva un'idea, idee grosse, pensate alla Sila, pensate anche alle terre, cioè adesso non c'è l'idea, se non, va bene, questo che bisogna riconoscere, questa iniziativa dei privati, alcuni privati per queste case protette, il resto è vuoto, cioè è una città vuota, dove i ragazzi girano questo lavoro, no? E studiano, si laureano e vanno via. Vanno via e la città si impoverisce. E questo perché? Perché non c'è l'idea, non c'è un progetto. Allora, rimboccatevi le maniche. Io da parte mia, siccome, e concludo, siccome sono uno di quelli che non ha deciso di vivere a Cotronè, ma vorrebbe, perché ormai sono in pensione, e vorrei trascorrere gli ultimi miei anni, va bene, in una cittadina, va bene, dove non devo avere paura di incontrare un cane, va bene, oppure di trovarmi la spezzatura sotto casa, oppure fare un chilometro per andare a buttare. Vorrei bere dell'acqua che sia acqua del rubinetto e tante altre cose. Per cui metteteci nelle condizioni di vivere a Cotronè e mettete naturalmente i vostri figli di vivere a Cotronè. Quindi l'augurio e il mio apporto, va bene, sarà, diciamo, di sostegno per quello che posso a quelle, per quelle che Valerio definiva quella crescita, diciamo, civile, quella crescita culturale. Perché questo ho fatto nella vita e vorrei dare il mio contributo, ma mettetemi nelle condizioni di venire qui e di non finire l'ospedale perché mi sono intossicato bevendo dell'acqua. Grazie. Il giornale termina qua, io vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.